Allora, anche da parte mia un caldo benvenuto caldo, vero? Direi che quando abbiamo pensato a questa fondazione, chiamandola proprio Open Education, il termine stesso education non poteva prescindere dai giovani e forse è proprio il nocciolo di questa fondazione. Ma c'è un altro tema che a me sta a cuore e che credo che come impresa, soprattutto nel titolo di quel libro, Giovani, Futuro, eccetera, non possa esserci futuro neanche per un'impresa senza il futuro dei giovani. E allora, in tenerezza, devo dire, ho riguardato il racconto dei nostri 100 anni che qualche anno fa abbiamo scritto e mi ricordo questa frase che avevo scelto, ma oggi ho capito il significato che poteva assumere e poteva prendere. Questa unione tra giovani e imprese. Il futuro del mondo è nelle mani dei nostri figli, ma il futuro dei nostri figli dipende da noi e le aziende vanno accompagnate nella crescita come dei figli. E devo dire che questo ottimismo che viene guardando il futuro credo che sia qualcosa di raro di questi tempi e dobbiamo stare attenti a non farci schiacciare invece da un pessimismo che però frena ogni speranza e frena, credo, qualcosa che Amartya Sen, premio Nobel nel 98, diceva: la grande infrastruttura morale che siamo tutti chiamati a ricomporre, a ricostruire, è proprio la fiducia nel futuro. Quindi oggi l'affronteremo da diversi punti di vista, il titolo stesso, credo che ci ingaggi in una sfida del senza futuro con quel punto di domanda, ma a me piacerebbe che lo potessimo affrontare anche con un po' di ottimismo. E l'unica chiave che per noi viene da lontano per trovare questo ottimismo viene da una frase di Gaetano Zambon, che ha fondato questa impresa, in cui dice: solo l'allargamento delle conoscenze scientifiche e di tutti i problemi organizzativi e sociali ci permette di spaziare sopra la mediocrità e di diventare quasi indispensabili. Ecco, a me piacerebbe che i giovani portassero questi criteri, che ribadisco vengono da lontano, per guardare al futuro, costruendo su se stessi e costruendo sulla propria capacità, anche purtroppo in certi momenti, di inventarsi il lavoro. Col professor Treo eravamo a un convegno e questa persona diceva di aver colloquiato con questo studente di Harvard che è laureato con 110 massimo la pubblicazione eccetera, va dal suo professore, il quale si congratula, questo professore di Harvard, e dice: beh, adesso cosa vuole di più? Dice: no, adesso i problemi cominciano, devo trovare il lavoro. E questo professore di Harvard dice: lui, vergognati, uno che studia ad Harvard il lavoro se lo inventa. A me ha colpito questo approccio straniero, americano eccetera, che deve conciliarsi invece, credo, con altri temi più vicini a noi, più vicini a noi europei, anche per il momento storico che stiamo vivendo. Ma ecco, vi raccomando, non perdiamo di vista questo sano ottimismo che muove non solo noi imprenditori, ma credo ciascuno di noi verso il futuro. Grazie.